finita l'operazione? Sì, sono distrutta. Hai visto Riccardo per caso? Il tuo adorato tormento, il futuro dottore? No. Devo andare a prendere delle medicine. Scusa, l'operazione è stato un intervento delicato, vero? Sì, molto delicato. Quel tipo aveva problemi al pancreas, è stato molto faticoso. Ma non sai dove può essere Riccardo? È stato di guardia stanotte. Ad ogni modo sta preparando un esame di storia medica. Si è praticamente trasferito in ospedale. Negli ultimi tempi non tira fuori il naso dall'archivio. Bene, sarà molto impegnato con le lezioni. Questo è quello che dici tu. Hai un bel coraggio, Giulia. Perdere la testa per un tipo come quello. Beh, te ne accorgerai. Ciao, ci vediamo dopo. Ehi, cosa ti prende? Per caso ti ha fatto qualcosa? No, smettila, ho altri problemi, lo sai bene. No, secondo me no. Sembra il morbo di Simpson, ma non lo è. Beh, ad ogni modo, ce lo dirà il vecchio. Senti, mi sono arrivate le cassette con le operazioni registrate. Me le hanno spedite da Buffalo. Ah, ricordati che sabato abbiamo fisiologia. Sai che c'è un tipo che sta facendo una colletta per comprarsi un testo d'esame? Oh, è assurdo. Andiamo, arriveremo tardi alla lezione. Vieni. Rodriguez Estela, 42 anni, multipara. Formazione proliferante nel collo dell'utero. Ha reagito discretamente alla chemioterapia. Non mi serve, non mi serve, non mi serve. Del Rio Dolores. Si chiama come quell'attrice americana. 35 anni... Non libera. Ah, forse questa va bene. Non libera. Mastectomia doppia. Mastectomia doppia. 35 anni. Contreras. Buongiorno, dottore, come sta? Stia a sentire. È diventato matto per caso? Cos'è successo, dottor Bermudez? Come cos'è successo? Non è più un ragazzino, allora perché continua a fare sciocchezze? Ma parla con me. Certo che parlo con lei. Molta gente si lamenta di lei qui in ospedale, però questa mattina ha oltrepassato il limite. Vuole spiegarmi perché ha suturato quel cinese senza anestesia? Ah, è per questo, dottore. Esatto. Beh, certo, detto così sembra una mostruosità, però in realtà è stata una distrazione. E poi non c'era bisogno di anestesia. Ma ce n'è una ogni giorno. Non sarà stato involontario, ma dopo è andato in giro per l'ospedale a raccontarlo come una battuta. Vede, dottore, il fatto è che questo cinese continuava a lamentarsi, a parlare male di noi, e poi era una ferita superficiale sul sopracciglio, e allora... Contreras, per favore, si comporti bene. Queste sono cose serie, capisce? Mi creda, dottore, io le giuro che questo non succederà più, ma ho fatto un buon lavoro, non può negarlo. Una sutura invisibile, mi creda, invisibile. Perfetta. Vedere la lingua. Te la taglio, brutto chiacchierone. Non sono stato io, non ho detto niente. Ma no, non prendermi in giro, perché non ho detto niente. Non fare più la spia, va bene, capito? Va bene, dottore, non si preoccupi. Hai finito, allora? Sì, è pronto. Davvero? Per favore, controlla se va bene. Sei riuscita a vederlo? No, sono rimasta nella sala medici. Non so nemmeno dove sia. Sei sicura di volerlo sposare? Ah, che domanda, certo che voglio. Per me è più facile vincere la lotteria. Senti, perché sei così pessimista?
Non è una questione di pessimismo. Il fatto è che io non sono innamorata come te. Io lo vedo così com'è. Un bel ragazzo, non ci sono dubbi. Ma è uno sciocco. Non è un ragazzo serio. Tu credi che un matrimonio con Riccardo possa funzionare? Ne sono sicura. Perché in fondo lui mi ama. Senti, tesoro, pensaci bene. Riflettici. Perché il matrimonio non è affatto uno scherzo. Lo so che non è uno scherzo. Nessuno conosce Riccardo meglio di me. E riusciremo a essere felici nonostante tutte le male lingue, hai capito? Un momento, le passo subito l'interno. Per favore, signorina, quando arriva il direttore, il dottor Galvan, mi avvisi. Va bene, dottor Bermudez. Aspetti un momento. Padrino, Paolina. Dille che sto uscendo per andare in ospedale. Sì, sta andando in ospedale, sentito? Va bene, salve Paolina. Dì a Marta di sbrigarsi, è già abbastanza tardi. Che ti prende, padrino? Ti senti male? No. Niente, è una sciocchezza, non preoccuparti. Ne sei sicuro? Non è niente, sto bene. Eccomi, sono pronta, papà. Mi hai aspettato molto? 30 minuti e 32 secondi. Ah, non rimproverarmi, papà, per favore. Celia, Celia! Cosa senti, c'è? Fammi un piacere, se chiama Ernesto, digli che arriverò un po' in ritardo. Certo. Devo accompagnare papà in ospedale. Ciao, ciao. Vieni, papà. Ciao. Andiamo. Ciao, padrino. Pronto? Sì? Ciao, Ernesto. È uscita proprio in questo momento. Sì, accompagnava suo padre in ospedale. Aspettala al solito posto. Va bene. Ciao, Ernesto. Ciao. Sarà meglio controllare. Sì, va bene. Vuoi smetterla, per favore? C'è troppa gente qui. Sì, capisco. Hanno già fissato i turni? Certo. Bene. Ascolta, quando ti guardo negli occhi per me non esiste più nessuno. Smettila, lo sai che non sopporto le bugie. E perché dovrei dirti bugie? Non è il caso di parlarne qui, Riccardo. Invece non te ne andrai finché non mi avrai spiegato perché mi giudichi un bugiardo. Hai dimenticato il regolamento. Ma quale regolamento? Il mio regolamento dice che non te ne andrai finché non mi avrai spiegato perché mi giudichi un bugiardo. Hai dimenticato l'appuntamento di ieri sera. Sono rimasta più di un'ora ad aspettarti come una sciocca. Ah, no, io non ho alcuna colpa, te l'assicuro. Ah, no. Sai cosa è successo ieri sera? Ero di guardia. E purtroppo, ecco, per combinazione è venuto un uomo con un braccio fratturato. Che cosa potevo fare? L'ho assistito, eh? Mi sono dovuto sacrificare. Sì, va bene, ho capito. Però lasciami andare. No, adesso. Non ti lascerò andare con questa faccia scura. Fammi controllare i turni. Vedi, domani... sai che sei molto bella. E quella bocca. Cosa? Volevo dirti che mi piaci da morire. Sei splendida. Senti, ti lascerò andare se mi prometti che stasera sarai tutta per me. Eh? Sì. Sì, va bene. Me lo prometti? Sì. Ciao. Ciao, amore mio. Speriamo che questa volta vada bene. La mia mostra avrà successo, ci saranno le recensioni sul giornale. E allora comincerò qualcosa di importante. Tu non credi? Vuoi sapere cosa credo? Tu hai molto talento. Il tuo giudizio non è obiettivo, non prendermi in giro. Ah, papà, parliamo seriamente. Tu credi che avrò successo? Io so che sto copiando, che sono ancora alla ricerca di qualcosa di personale e di uno stile. Però
Beh, papà, perlomeno io lavoro con molta sincerità. E che cosa c'è di più importante di questo? Qualsiasi carriera tu voglia intraprendere, devi sempre andare avanti con coerenza e con sincerità. Non aver paura, vedrai, andrà tutto bene. Ti adoro, papà. Chissà che un giorno non mi trasformi in un Picasso o in un Degas, in un Dalì o in un Gauguin o in un Manet, chi può dirlo? Dovrai ottenere ciò che vuoi senza compromessi, altrimenti al diavolo! Papà, che ti prende? Ti senti male? No. Non è niente. Niente. Sbocciano le offerte e crescono i risparmi. Camera matrimoniale con armadio 4 stagioni. Non è carino. Sì, ma quella moto non è sua. Quel ragazzo è mezzo matto, credi. Sì, sarà anche matto, ma per me è un uomo eccezionale, stupendo. Contreras. La smetta con questa pagliacciata, sia serio. Scusate, ragazzi. E passi nel mio ufficio più tardi, dobbiamo parlare. Ciao, papà. Che Dio ti benedica. Ci vediamo dopo. Accidenti, Riccardo. Disturbi i pazienti con il rumore infernale di quella moto. Ma quale comunque rumore? Ti stanno cercando in laboratorio. Nel laboratorio io? Sì, perché? Ah, non lo so. Pare che ci siano stati problemi con l'esame del piccolo Prato. Ma di quale problema stai parlando, Felipe? No, no, no. Ti assicuro che io ho ordinato quell'esame per il piccolo Prato perché me l'ha suggerito il dottor Chimè. Questo è un problema tuo, Riccardo. Io ti ho avvisato. Sì, certo. Non preoccuparti dei problemi che riguardano gli altri. Sì, piuttosto dimmi, tu conosci la figlia del direttore? Sì, certo, l'ho vista molte volte.
Anch'io l'ho vista, però purtroppo di sfuggita, hai capito? Mi piacerebbe vederla più da vicino. Sì, perché è una bambola, quella ragazza è uno schiavo. Se Giulia lo viene a sapere... No, non scherzare. No, no, perché Giulia è la più importante, ma un uomo ha diritto ad avere qualche distrazione qua e là, eh? Cerca di stare tranquillo. Tranquillo, tu sei troppo irrequieto. No, io non sono irrequieto. Dovresti renderti conto che la figlia del direttore è troppo per un laureando in medicina. Secondo me ti sbagli, amico, secondo me ti sbagli, capito? Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno, professore. Come sta, dottor Hernandez? Come va la sua tesi di laurea? Bene, dottor Galvan. Spero di farcela con l'aiuto di Dio. Ah, l'aiuto di Dio è importante. Comunque, ad ogni modo, io le consiglio di studiare molto. Ah, certo, certo, questo lo so. E la prego, se posso esserle utile, sono a sua disposizione. Non abbia esitazione a consultarmi. Grazie, professore. Non lo dimenticherò. La ringrazio. Mi voglia scusare. Vada, vada pure. Dottor Galvan. Ah, infermiera Solano. Come sta sua madre? Come ha reagito? Sta già meglio, dottore. Da quando l'ha operata sono finiti tutti i suoi problemi. Lei ha fatto un miracolo, dottore. Ah, per favore. È la verità. Lei non immagina quanto le siamo riconoscenti per quello che ha fatto. Per favore. Vede, io ho fatto semplicemente il mio dovere. Deve ringraziare Dio e pregare che sua madre stia sempre bene. Grazie, dottore. Con permesso. Dottor Bermudez, il dottor Galvan è appena arrivato. Sì, in questo momento, sì. Meno male che sei arrivato, Alvaro, ti ho chiamato a casa. Hanno portato le nuove attrezzature di cardiologia. No. Sì, sono appena arrivate. Ma non sai quanto ero preoccupata per questi macchinari. Alvaro, te l'hanno già detto? Sono arrivate le nuove attrezzature. Ci saranno molto utili. Vieni a vederle. Sì, andiamo. Salve, bellezza. Accidenti, mi hai spaventato, Riccardo. Smettila, non ti ho spaventato. Sai, stavo pensando che dovresti iscriverti al concorso di Miss Bioanalista. Ah, Riccardo, per favore, cerca di essere serio. No, la serietà è fatta per le persone vecchie. La gente giovane come noi deve essere allegra. Viva la vita, viva la vita. Continui a comportarti come un idiota. È la mia filosofia. Beh, e adesso che fai? Non ti arrabbiare. Certo, mettilo lì dove capita, così dopo sarò disperata perché non so di chi è. Va bene. Mettilo va bene. A posto, per favore. Qui, va bene? Oh. Va bene. Perdona, come sei metodica. Allora, che è successo con l'ematologia del piccolo Prato? Preparati. Il dottor Jimenez è andato su tutte le furie, perché hai dimenticato di ordinare l'urinocoltura e gli serviva per oggi. Non mi dire, l'ho dimenticato. Ecco il risultato dell'ematologia. Grazie, comunque mi occuperò io del dottor Jimenez. Stai tranquilla, questa è la mia specialità. Vedere. È la mia specialità. Guarda, guarda. Va bene. Risolverò tutto, non preoccuparti. Non sarà facile, Riccardo. Senti, perché non vai a comprarti un bel vestito per la mia festa di laurea, eh? Forse riuscirai ad abbordare qualcuno. Ma che sfacciato. È incorreggibile. Vieni, vieni, prego. Eccoli qui, Alvaro. Che cosa te ne pare, eh? C'è il monitor e quello è il regolatore del ritmo cardiaco, il defibrillatore. Eh? Che cosa te ne pare? Allora, sei rimasto senza parole? Avanti, di qualcosa. È fantastico, quello che ho sempre sognato. La guardi come una bella ragazza. Con questi macchinari potremo salvare molte vite umane e aiutare molta gente. Un giorno riusciremo ad avere in ogni ospedale un'attrezzatura completa come questa. Non dovrà mancare a nessuno. E tu credi che ci sia qualcuno capace di sprecare un milione di bolivar per una donazione all'ospedale? Questo dovrebbe essere il prezzo all'incirca. C'è sempre qualcuno, Bermudez. C'è sempre qualcuno che prova tanto amore per il prossimo. Oh, è difficile. Credimi, è difficile. Difficile, però non impossibile, non è vero, dottore? Bene, quello che conta è che ora lo abbiamo qui e possiamo cominciare ad usarlo. Eh?
Sostituirà benissimo quello che abbiamo mandato a riparare e che non ci consegneranno prima di 3 mesi. Speriamo di poter riempire il nostro ospedale con queste attrezzature. C'è ancora tanta gente che muore per problemi cardiaci. Bene. Ti lascio con la tua bella ragazza. Vado a controllare la sala. Mi puoi accompagnare? Certo, con permesso. Arrivederci. Bene. Non deludermi. Non hai ancora risposto alla mia domanda. Come sta tua figlia? Sì che ti ho risposto. Il problema è che a volte tu non mi stai a sentire. Non so, forse perché quando sono con te penso ad altre cose. O sarà la stanchezza per il mio lavoro. Non credere, Alvaro. Essere capo infermiera in un ospedale come questo non è affatto facile. Già. Allora come sta Marta? Sta bene. Mi ha accompagnato qui questa mattina. E sai, aveva appuntamento con tuo figlio Ernesto. Vanno d'accordo. Sono giovani, si vogliono bene. Ogni volta che sento l'ambulanza sento un certo non so che. Aspettate un momento. Cosa è successo? Un incidente automobilistico, dottore. Affidatelo al dottor Paredes. Sì, va bene. Chiaro? Signorina, a rintracci il dottor Paredes, per favore. Sì, lo chiamo subito, dottore. Cerco il dottor Paredes. Certo, il dottor Arnoldo Paredes. C'è un'emergenza. Per favore, ditegli di venire immediatamente al pronto soccorso. Mi è piaciuta la mostra di questo pittore. C'è un'atmosfera irreale. Va controcorrente. Non so, percepisco qualcosa di nuovo. Non è un artista comune. Sì, hai ragione. Però sento che è proprio come me alla ricerca di qualcosa. Non lo so. Ha un problema formale, non sì. È vero? Torniamo in macchina, vieni. Accompagnami, altrimenti farò. Sì, andiamo, andiamo.